Ciao ragazzi, bentornati in un nuovo video spesa. Cioè, questo non è un video spesa, questo è un video, sarà un video infinito, quindi prendete il tè, una tisanetta, un succhetto, quello che vi aggrada di più. Mettetevi comodi perché sono andata alla Coop e alla Lidl, quindi i nostri supermercati preferiti ci attendono. Ho preso dei prodottini nuovi che vi volevo far vedere. Scusate la faccia, aspettate. Allora, mamma, ciao. Scusate la faccia, dicevo, e mi avvicino anche un pochino. Eccomi. Allora, scusate la faccia veramente inguardabile, non si affronta, forse era meglio se non mi avvicinavo, però non sto bene, come vi ho scritto nel post. Niente di gravissimo, ma insomma, non sono proprio al massimo della forma, direi più una vecchia, ma non ci interessa. Partirei dalla Lidl, dove ci sono una serie di cosine interessanti che ho preso, ovvero... Allora, partiamo dalle cose non alimentari. Ho preso un simpatico pigiometto al mio Mauritino. Questi gli piacciono molto perché hanno il pantalone così a quadrettino con questo bel... come si chiama? Pavone? Blu pavone? Io lo chiamo blu pavone, ma ce l'ha un nome, non petrolio, non me lo ricordo, vabbè, non è interessante. Comunque veniva a 9,99 e li ho preso una della marca Liberty, I don't know, e gli ho preso una medium, perché veste 48,50, quindi la sua di questa marca, come della marca, quella dei bambini, che mi pare sia Lilli qualcosa, sono delle taglie un pochino più abbondanti, quindi se vi interessa stateci attenti. Ah, poi c'avevano il diffusore umidificatore aromaterapia. Lo volevo da una vita, lo stavo per prendere l'anno scorso su Amazon, poi non l'ho preso, ce l'avevano. Ah, addio. 19,99 euro, quindi anche un buonissimo prezzo. In questa colorazione c'erano due tipi, questo così che ha questa piccola barretta luminosa che cambia tra l'altro la tonalità dei colori e che fa anche colore terapia. Stamani non riesco neanche a parlare, oltre tutto il resto abbiate pietà di me. Comunque qui poi si aggiunge l'acqua e gli aromi, insomma le essenze che uno più gradisce, e esce anche tutto il fumetto. C'era di questo bel color similegno, che a me stava un po' meglio in casa, oppure la parte di sopra della goccia, perché sembra un po' una goccia, era invece che avere solo questa barretta, tutta questa parte qui si illuminava cambiando la colorazione nelle varie colori, qui questi che sono qua disegnati. E quindi io però ho preso questo perché mi sembrava un po' più serio, insomma. Comunque anche quell'altro mi sarebbe piaciuto. E sempre della marca Silvercrest, che è molto valida. E vi farò poi un piccolissimo foto o filmato di come funziona. Poi questo veramente un mega affare, ovvero, ciao,
delle scarpe ad un prezzo stracciatissimo che non le potevo assolutamente lasciare lì per bambini. Allora, l'ho presa da Anita e ne ho prese ben due paia. Vi spiego perché. Praticamente il prezzo, cioè, cosa ve lo dico a fare? Anzi, ve lo dico subito, ma veramente una roba che non ci si credeva quasi. Allora, il prezzo di queste scarpe è venuto 7,99 euro. Tra l'altro di questa marca Peppers, che le ho già prese anche per il mio marito e che è una buona marca, sinceramente, le ho anche già lavate le sue e hanno fatto una buonissima riuscita. C'erano sia da bambina che da bambino. Io allora attualmente del suo numero e queste vestono anche un pochino più abbondanti. Le ho prese queste che hanno la punta in camoscino rosa antico, questo inserto qui e l'inserto laterale di qui e di qua e un rosa più antico, più ciclamino. Sempre le righe, insomma, l'impuntatura sempre in camoscino. Qua invece è similpelle. Sono con una suola media e questo è il suo numero, quindi se le può mettere tranquillamente da domani. Mentre ce l'avevano anche bianche, così, total white, con il dietro tipo le Adidas di questo bel grigio metallizzato e queste gliel'ho preso un numero più grande perché ho pensato che in similpelle tutte completamente delle belle rifiniture di cucitura hanno tutte in bianco hanno queste come le altre questa fantasia di righina laterale da una parte e di qua no e le ho anche la linguetta è in grigio metallizzato molto bello e ho pensato che queste gli andranno anche per il prossimo anno per il prossimo inverno essendo comunque più invernali perché per 7,99 euro 14 euro due paia di scarpe ma guarda ve le consiglio ripeto la marca quella della Lidl questa Peppers che è molto molto valida. Io le ho già comprate sia per me che per mio marito in altre occasioni e sono tuttora perfette, lavate in lavatrice, non è mai successo nulla, quindi le consiglio vivamente. Poi per quel prezzo non si poteva lasciarle lì. Hanno riportato anche se li trovo, verrà fuori comunque gli spazzolini, quelli che vi avevo detto compatibili con le testine della Oral-B che io sto usando io ed Anita che avevamo comprato verso ottobre e che sono veramente validi, le consiglio con le testine comprese e l'ho preso al mio marito perché non l'avevano più riportate, lui non c'era in quel momento, poi eravamo rimasti che quando le avrebbero riportate lo volevo anche lui con lo spazzolino. Poi passiamo alla spesa classica. Ho preso, cioè la spesa di cibo. Ho preso allora le due bibite per me, limonata zero, che non è particolarmente effervescente, infatti questa la riesco e la tollero e la riesco a bere ogni tanto, e la tonica al pompelmo rosa. Veramente, veramente buone. Le consiglio tutte e due entrambe della marca Freeway. Queste mi piacciono. Poi hanno portato in offerta, tra le altre cose, i cuor di brodo, quelli che sapete che io amo. L'ho preso questa alle verdure e gusto delicato, che sono degli ottimi prodotti. Fra le altre cose, ce l'avevano in offerta. Infatti, vi dico che sono venuti. Ve lo dico subito, 0,99 centesimi e mi sembrava veramente
un ottimo prezzo per i cuori di brodo perché hanno anche un costo maggiore rispetto ai dadi normali, però sono ottimi. Poi ho preso queste due bustine di calote julienne della Valle Ricca perché voglio fare prossimamente anche per voi la videoricetta del dolce alle carote oppure in versione muffin per fare delle specie di clementine. E vi farò ovviamente la videoricetta e la vedrete anche voi come le utilizzo. L'ho già rifatta e io per comodità compro queste che sono, venivano 0,90 e qualcosa, ora non mi ricordo, ma ve lo dico subito. Ovviamente non le trovo, ve lo dico fra un po'. Eccole qui, 1,18 euro. 0,59 a confezione sono 200 grammi, quindi un ottimo prezzo. Ho ricomprato, vabbè, le mitiche salviette per gli occhiali, per chi come me quattro occhi, queste hanno una qualità prezzo ottima, le consiglio a chiunque. Sono meravigliose anche per pulire magari il tablet, il cellulare o il vetro del computer. Ce n'è 54 per la modicissima prezzo, ve lo dico perché è imbarazzante. Sono le salviettine con il maggior numero di salviettine all'interno, il minor prezzo che io abbia mai trovato in realtà. E sono venute, ve lo dico immediatamente appena le trovo perché stamani sono anche più rincoglionita del solito, ma non ci facciamo caso perché ormai voi ci siete abituati, quindi va bene così. Eccole qua, 0,99 per 54 salviettine della marca W5, che è la marca della Lidl. E queste veramente io non le trovo da nessuna parte. Poi avevano ancora qualcosa della settimana di Italiamo. Ho preso, io adoro la crema di aceto balsamico, l'ho presa questa aromatizzata all'arancio perché, vi dico perché, ho preso per i problemi attuali di salute che ho, questa tartare di scottona che mi mangerò con, tra l'altro in offerta veniva 2,99 euro se non mi sbaglio, sì, 2,99 euro, un buonissimo prezzo per una tartare, tra l'altro di scottona. Sono 200 grammi, quindi 100 grammi a porzione, che io accompagnerò ai carciofi grigliati che sono venuti, anche questi erano in offerta a 1,99 euro per 200 grammi di prodotto della marca Chef Select. Si possono riscaldare o in padella o in forno o in microonde senza conservanti. Quindi farò tartare, carciofi, capperi, pomodorino e sopra un po' di aceto balsamico aromatizzato all'arancio. Poi ho comprato il dentifricio per Anita, questo a lei piace molto, della Mentaden al gusto frutta, che viene una sciocchezza, anche questo viene, siamo sempre sui 0,90, una roba del genere, no, venuto, vabbè, comunque sempre poco, 1,75 euro, da 2 a 6 anni. Lei ne ha 7, ma adora questo gusto di dentifricio, quindi io lo continuo a prendere, poi dentifricio, cioè, non è che lo deve mangiare. Poi ho preso, siccome avevo preso in un altro video spesa, il sugo, mi sembra sempre dell'Italiamo, sempre alla Lidl, alle cime di rapa, un pesto alle cime di rapa. Voglio farci queste fantastiche orecchiette fresche della marchio Nonna Mia, sono 500 grammi e sono le orecchiette di semola di grano duro. E poi così vi farò sapere com'è quel prodotto, così quando lo riportano, se mi è piaciuto, ci faccio scorta. Sono dei barattolini. Ho comprato i funghi champignon che sono in offerta in questo momento
e ovvero vengono, eccole qua, 1,29 euro per 500 grammi di prodotto. E questi sono della marca, è fungo italiano certificato, della marca Funghi di Treviso. Vabbè, champignon da fare o cotti oppure in fettine crudi nelle insalate. Siccome oggi verrà un'amichetta di Anita di scuola a giocare a casa, ho preso le pizzette che fanno loro sfornate tutti i giorni per queste bimbe, perché la pizzetta va sempre con la maggiore. Mi sono ricomprata gli avocadi che, come vi dico sempre, alla Lidl hanno il prezzo minore di avocado. Infatti, un avocado viene 1,49 euro al pezzo. Mi sono sempre trovata bene, sono gustosi, mai spappolati, ottimi nella consistenza. E questi vengono dal Messico. Ci potrei mettere anche quello insieme alla tartare, attenzione. Poi avevo finito la noce moscata, quindi ho ricomprato questo della marca Cania e sono 50 grammi di prodotto e è venuta una sciocchezza, anche questa a 0,95 centesimi. Eccolo qua, è venuto fuori lo spazzolino che vi dicevo della marca Nevadent e compatibile con Tessin Oral-B. Quindi, qualora si finisca, come finiremo tra un po' anche noi a Anitela, siamo già al secondo cambio, le tessine sono riacquistabili, quelle della Oral-B, nelle varie tipologie, infatti ci sono tutte le varie forme, insomma, delle tessine Oral-B, qualora non fosse il periodo che ci sono poi le tessine di ricambio di questa marca. Quindi eventualmente comunque ha un prodotto e c'ha anche il copri tessina in plastica, è un prodotto che per, vi dico, sta a 6,99 euro. Cioè, che comprare quello dell'Oral-B costa almeno, mi sembra, 12-15 euro lo spazzolino in sé. Più c'è le ricariche, e questo viene 6,99 euro e comunque è riutilizzabile, aspettando che escano fuori le testine compatibili. Poi, sempre per la torta che vi voglio fare, questa qui alla carota, ho preso la granella di mandorle, questa da aggiungere all'impasto. Ho preso delle bustine di zafferano della marca La Drogheria, perché le avevo terminate. E poi vi voglio segnalare, ora vi direte, non sono il massimo le cose in busta queste, le friggitrici, però queste sono veramente buone. Per quando non avete tempo, arrivate all'ultimo momento, sono da poter fare anche in microonde, quindi la versatilità, quella di questo prodotto è fantastica, e ho preso della marca Cania queste qui, due di zuppa, pasta e fagioli, che è buonissima, cremosa con i fagioli interi e i bombolotti. Ma veramente, guardate, io, cioè, non l'avevo mai, non sono un'estimatrice di queste cose, ma l'ho provato una volta, ho detto: ma vabbè, le tengo in casa così per l'ultimo momento, o quando non ho voglia di cucinare, ora non sono stata bene, quindi, insomma, cioè, veramente ottimo. E poi questa polenta al formaggio, fra l'altro c'è anche con i funghi porcini, ma io preferisco questa al formaggio. E sono 170 grammi di prodotto, quindi praticamente in due ci si mangia tranquillamente. Qui dice tre porzioni, ma sono due abbondanti. E il risotto alla milanese, anche questo da fare anche in microonde, in 15 minuti circa. Cioè, veramente questi prodottini qui, poi hanno anche altri tipi di risotti e c'è anche la zuppa contadina con il farro. Anche quello lo consiglio, ma oggi non ce l'avevano. Poi, quindi, Lidl abbiamo terminato. Adesso, accatastando, accatastando, vado a farvi vedere cosa ho preso in Coop.
perché anche in coppa ho preso dei nuovi prodotti che non avevo mai preso e quindi li volevo condividere con voi. Allora, come sto facendo una serie di, ho fatto una serie di dolci, di piadine, di esperimenti in questo momento, in questo periodo, e li ho testati prima di farci delle video ricette che poi condividerò con voi. Ho usato più del solito lo yogurt, quindi ho preso questo della marca Fiorfiore Coop, che è la nuova linea di yogurt greco allo 0%, quindi quello magro, nel barattolino da 500 grammi e ad un prezzo molto conveniente. E poi per mangiarlo così ho preso anche sempre della linea Fiorfiore questo intero al cocco, perché mi sono un attimo ricreduta sugli yogurt, cioè mi rivando in questo momento, questo ci ho dovuto mettere questo perché mi si è tagliato, e anche al gusto stracciatella. A questi yogurt ho pensato di aggiungere per la mia merenda queste, insomma, un mix di frutta secca e cocco liofilizzato, che ora ce l'ho di là, della marca Fatina, che insieme stanno veramente bene. Poi, sempre per me, per variare l'alimentazione, perché vi ripeto, non è che ve lo voglio di tutto il tempo, ma comunque per chi come me è in un momento di anemia un po' importante, ho pensato di prendere, siccome i carciofi sono uno degli alimenti che aumentano un po' le sostanze del ferro, avevano in offerta, fra altre cose, della marca Kyoane, questi hamburger di carciofi, pomodorini e pomodori secchi, insomma pomodorini secchi, da fare in forno o in padella. Ovviamente io dubitate un po' se non li userò nel piatto crips, e con un contorno magari di rucoletta, ma bella coppa. Oh, ma prendo le vaschettine della Chiaretta, Chiara Chiaretta, queste qui della Vivi Verde, certo che sì, non ho saputo resistere questa vaschettina, cioè non so, alla coppa almeno da me, e quindi ho comprato la rucola. Poi, sempre perché in questo periodo sto facendo molte cose casalinghe, visto che sono in malattia e sono a casa e non ho nulla da fare, quando ce la faccio, ho comprato le uova, ma in versione extra large, quindi siamo a 10 uova, siamo arrivati a 10 uova. Tra l'altro stasera farò una ricettina interessante, ve la racconto, perché comunque sia poi ve la ripropongo se viene bene. Allora, per questa ricetta ho comprato le zucchine, perché farò degli spaghetti di zucchine con l'attrezzino, quello apposta per fare gli spaghetti lunghi di zucchine cotti nel crips, nel quale poi andrò a cuocere il classico uovo al tegamino. E in aggiunta a questo farò dei muffin salati gli spinaci, gorgonzola e la patata, via. E penso che poi ci aggiungerò anche del prosciutto cotto, ma vedrò cosa facendo, e poi ovviamente questo poi vi farò una ricetta a parte. Poi Anita, per portare a scuola delle merende un po' diverse dal solito, ha voluto comprare questi stick di salami, che ha detto, dice, le porta sono in due della beretta, in due pratiche confezioni divise da dividere con i cracker. E oltre a questo ha voluto lo yomino alla fragola, c'era la fragola o la banana, io per me l'avrei comprata la banana, ma a lei piace la fragola, questi da bere così, sempre per portare a scuola. E poi gli ho voluto prendere il panino all'olio, che ora gli andrò, ora lo tengo in frigo, poi prima che diventi duretto glielo vado a congelare e poi glielo metto nel portamerenda con dell'affettato. Per ultime cose ci sono gli surgelati alla coppa. Allora, mi mancavano, avevo finito un po' le verdure di scorta dell'ultimo momento, quando rimani senza verdure in casa e non hai
da che fare di contorno. Ovviamente il carciofo in questo momento della mia vita non può mancare, quindi ho preso questi cuori di carciofo della Orogel, sono 300 grammi di prodotto, segnalate due porzioni, chilocalorie pochissime per 150 grammi di prodotto, quindi a mezza busta 46 calorie, cioè cosa volete dire? E poi queste zucchine già tagliate a rondelle e pratiche da utilizzare e via, anche per fare le frittate, delle paste, insomma sono già pronte all'ultimo momento. Sono 400 grammi di prodotto sempre della Orogel, segnalate 3 porzioni. Ho comprato anche un contorno mist grigliato della marca COP, questo con all'interno ci dovrebbero essere, così a vedere dalla figurina, peperoni, melanzane e zucchine grigliati da fare in padella o petto chips per chi ce l'ha come me e lo adora la follia. Sempre per Anita, sia per le merende a scuola che per le merende a casa, gli ho preso queste focaccine da porzione della marca Pama, focaccina toscana, e chi meglio della Toscana come me può, poteva comprarle, sono 400 grammi di prodotto, ovvero 5 focaccine surgelate, da tirare fuori o la sera prima o da scongelare nel mio piattino Clips. Poi, sempre perché in questo momento devo anche mangiare parecchi legumi, ho preso i pisolini primavera, questi della Findus, immancabili, sono i più buoni in assoluto che esistono in merito a pisellini, sono 400 grammi di prodotto e il pisellino mi fa a calorie 3 cose, sono velocissimi da fare anche ancora surgelati in microonde, aggiungendo 4 cucchiai d'acqua, quindi il mio, non occorre scongelare il prodotto, ma non mi mette la tabella e io non so, sì me la mette, per 100 grammi di prodotto sono 68 kcal, perfetto. E poi sempre per variare un po' i legumi e farli un po' più gustosi nelle serate misto fritto che facciamo, e io tristemente mi dovrò mangiare il legume, queste novità che non avevo mai visto in realtà della Findus, della marca, cioè della linea Green Cuisine, sono i nuggets di pisellini. Quindi abbiamo finito, non ci si crede, dopo ben quasi mezz'ora di video, perché la video spesa più lunga del mondo, quella più lunga penso di aver mai fatto, vi saluto, vi mando un bacione, spero di avervi dato degli spunti per nuovi prodotti che neanche io conoscevo, e vado a rimettere le cose in congelatore, ci rivediamo al prossimo video, penso un video ricetta, perché ce n'ho qualcuna interessante per voi, già fatta e da fare, finché non mi ripiglio, quindi un bacione, scusate ancora la faccia sbattutissima, ma vi saluto alla prossima! Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, mettete un bel like e attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati sui miei video.